mister, intanto un commento su quest'ultimo confronto con il Terranova. Sì, una bella partita, secondo me lottata, dispiace perché nelle occasioni loro sono stati più incisivi, noi per sbloccarla abbiamo avuto buone occasioni, però ci è voluto un po' più e loro hanno preso più coraggio. Bella partita, però complimenti al Terranova Traiana, una buona squadra, insomma alla fine poi ha meritato anche la vittoria. Quanto riguarda i suoi ragazzi? Ragazzi molto bene, un po' dispiaciuti per il risultato, perché qualcuno forse oggi ha dato anche qualcosa in più di quello che poteva aver dato durante il campionato e si aspettava forse qualcosa di più a livello di risultato, però sono ragazzi giovani, avranno modo di rifarsi sicuramente, insomma. Un po' dispiaciuti, però contenti comunque della prestazione, certo, credo. Perché poi queste sono, come dire, le esperienze che le, certo, aiutano a crescere. Sì, sicuramente, sicuramente. E quindi bisogna ripartire, come, sì, dire, con lo stesso entusiasmo. Sì, insomma, senza dubbio, senza dubbio. E la stagione ancora non è finita, abbiamo ancora qualche partita, però insomma è agli sgoccioli. È stata una bella stagione, intensa, lunga, per fortuna con una sosta breve. E credo che i ragazzi comunque siano cresciuti e speriamo insomma che sia rimasto qualcosa di quest'anno. Il prossimo anno ripartiamo sicuramente con entusiasmo, perché il Cortona Camuscia merita, insomma, certo, certo. Anche se qualche insomma piccola vicissitudine a livello di tutte le nostre squadre, insomma, non è che hanno fatto benissimo qualcuna. Vabbè, però dietro c'è una grande tradizione, una grande voglia di andare avanti e di crescere. Quindi l'entusiasmo c'è, io sono molto contento insomma di fare parte anche di questi progetti che comunque mister Brini, il nostro anche coordinatore, porta avanti, e tutta insomma la società, lo staff che abbiamo. Certo. Grazie e buon lavoro. Grazie, mister. A lei.